Ben ritrovati nuovamente in diretta con l'appuntamento informativo di Antenna Sud. Per il capo dello Stato, Sergio Mattarella, all'Assemblea di Confindustria, dopo il Covid, le imprese italiane sono state protagoniste di una ripresa prodigiosa. Carlo Bonomi parla di lavoro, rilancio per il Sud e democrazia. La nostra proposta è quella di dare un taglio strutturale e robusto, intorno ai 16 miliardi, concentrato sotto i 35 mila euro di reddito, 2/3 a favore dei lavoratori, 1/3 a favore delle imprese, e ricordo che oggi i contributi sono pagati all'incontrario, cioè 2/3 alle imprese e 1/3 dai lavoratori. Questo vuol dire mettere in tasca a quei lavoratori 1.200 euro in più all'anno. Investimenti, riforme e taglio del cuneo fiscale. Queste sono per il presidente degli industriali le priorità che il governo deve affrontare nella nuova legge di bilancio. Sta a noi la creazione di un lavoro libero, sicuro e dignitoso, lontano dalle mafie e dal ricatto della criminalità, ha detto Bonomi, soprattutto al sud e nel mezzogiorno d'Italia. È una pietra angolare del nostro impegno. Per Bonomi la copertura dei contratti collettivi nell'industria manifatturiera, oltre ad assicurare condizioni di lavoro regolari, garantisce la piena applicazione della normativa di salute e sicurezza. Il Sud non ha bisogno di assistenzialismo, non ha bisogno di aiuti a pioggia, non ha bisogno di cassa integrazione a vita, non ha bisogno di aiuti che non siano produttivi. Il Sud ha bisogno di puntare su un'unica cosa, sul lavoro. Rilanciare l'economia del paese, le imprese, favorire lo sviluppo economico delle aree meno virtuose è l'obiettivo dunque. Ad esempio, dal 1 gennaio 2024 le 8 zone economiche speciali saranno accorpate in una ZES unica per tutto il Sud Italia. Che le ZES per il Meridione, per il Sud sono importantissime, quindi anche per noi, per la Puglia e per Taranto. Ma ci sono tante altre sfide, naturalmente, perché effettivamente il fatto che abbiamo notato negli ultimi mesi un dietreggiamento dell'export leggero, anche se leggero fortunatamente, della Puglia verso l'estero, noi dobbiamo intensificare. Vantaggi fiscali sì, ma tra le richieste anche quella di semplificare le procedure burocratiche. Serve e serve in maniera veloce, ancora di più una sburocratizzazione. E soprattutto serve e servirebbe che nei vari territori ognuno ricoprisse il suo ruolo e non facesse invasioni di campo. Gli enti devono fare gli enti e le istituzioni, le associazioni di categoria devono fare il loro mestiere e il loro lavoro. Un sistema di semplificazione per gli investimenti, oltre a dei sistemi ovviamente di incentivazione, ma certamente creare un ambiente ideale affinché il Meridione d'Italia diventi attrattivo per gli investitori, ma non solo per quelli stranieri, ma soprattutto per quelli italiani e perché no, per quelli locali. Il sottosegretario all'agricoltura Giacomo Lapietra in visita a Foggia per fare il punto sulle principali esigenze e criticità del comparto agricolo di Capitanata. 1 a 2 giorni di full immersion nel mondo agricolo di Capitanata per il sottosegretario all'agricoltura, il senatore Giacomo Lapietra, è in visita nella provincia di Foggia per incontrare istituzioni e imprenditori del territorio e fare il punto sulle principali criticità del comparto. Prima visita in programma l'incontro istituzionale in prefettura. Illegalità e aumento dei costi di produzione tra le principali cause della crisi del settore, sulle quali intervenire con grande urgenza. È chiaro che il fenomeno dell'illegalità esiste, dobbiamo fare in modo, anche da un punto di vista culturale, di riuscire a cambiare certi atteggiamenti, ma comunque sia il governo su questo è molto attenzionato, stiamo facendo delle leggi apposta, stiamo cercando di aumentare il numero delle forze dell'ordine, ma soprattutto stiamo cercando di far capire che chi lavora onestamente, rispetta le regole, ha la possibilità di avere anche quegli aiuti dal governo, dallo Stato, dai fondi europei che se no non arriveranno. Un settore in crisi per l'aumento dei costi di produzione. Beh, purtroppo la guerra ucraina, russa-ucraina ci ha fatto capire che dobbiamo cambiare strategia, cioè fino ad oggi eravamo abituati a dire quello che ci manca lo compriamo da qualche altra parte, però questa situazione ci ha fatto capire che dobbiamo appunto cambiare paradigma, quindi dobbiamo rifare una strategia che ci possa permettere il più possibile di essere indipendenti sia da un punto di vista energetico, stiamo investendo molto sulle energie rinnovabili, sia dal punto di vista alimentare. Qui dove stiamo lavorando come Ministero dell'Agricoltura affinché si possa essere finalmente in Italia una strategia, degli obiettivi, un piano. Vi voglio ricordare, ricordo a me stesso ma anche a voi, che l'ultimo piano nazionale agricolo è stato fatto dal ministro Marcora negli anni 70, quindi forse adesso dobbiamo cambiare passo, ci stiamo provando.
Il mondo olivicolo della Puglia sta vivendo un momento di grande tensione. La xylella ha raggiunto da qualche mese anche la piana degli ulivi monumentali nella zona nord della provincia di Brindisi ed ora si pensa ad uno statuto speciale. Un'emergenza senza fine con buona parte dell'economia territoriale ormai in ginocchio. La Puglia sembra su un tapirulan quando si parla di xylella. Tutti corrono alla ricerca di soluzioni, ma veri passi avanti in realtà se ne sono fatti pochi. Insomma, a 10 anni dall'arrivo del batterio si viaggia nella più completa confusione. Nella zona nord di Brindisi si pensa ad uno statuto speciale per tutelare la piana degli ulivi. Ipotesi discussa nel corso di un partecipato confronto che si è tenuto a Fasano e che ha visto protagonista in primis l'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia. Da stasera, diciamo, raccogliamo l'esigenza della piana degli ulivi, che era già tensionata, a una ulteriore tutela, che è quella di un monitoraggio diverso e di una situazione che verifichi puntualmente le esigenze dei produttori, che sono quelli non solo di tutelare il paesaggio, di abbattere il CO2, ma di ritornare ad avere per alcuni ambiti la produzione di olive e di olio, perché diciamo è un mix, è un unicum che qui viene presentato. L'attenzione è alta, il lavoro c'è, ne spieghiamo il percorso, dopo il percorso diciamo con loro vedremo anche cos'altro proporre in termini di tecnicalità, per esempio del regolamento per l'abbattimento nei 50 metri o solo le piante infette, per esempio, per fare un esempio ma molto calzante, all'Osservatorio Fitosanitario Nazionale. Una crisi che coinvolge non solo il settore agricolo ma anche quello turistico, perché gli ulivi che circondano le masserie rappresentano anche un'enorme attrazione per questi territori. Si tratta di un dramma che va avanti da troppo tempo, rimarcano i presenti in relazione alla xylella. Da oggi però vogliamo aprire un nuovo dialogo con gli imprenditori, con gli agricoltori che sono le vere vittime di questa situazione. Però adesso, soprattutto siamo nelle zone in cui la devastazione non è diffusa, come purtroppo è accaduto in altre aree della regione, però bisogna assumere le iniziative di molta concretezza. CIA Agricoltura Puglia ha organizzato un sit-in di protesta ieri mattina davanti alla prefettura di Taranto per poi incontrare lo stesso prefetto. Uva a prezzi da fame, dicono. Uva a prezzi da fame. CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, Puglia, ha radunato a Taranto le sue delegazioni ed i viticoltori per un sit-in di protesta dinanzi alla prefettura. Poi l'incontro proprio con il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, per affrontare con lui i gravi disagi del settore. Gli agricoltori, oltre a subire danni atmosferici, subiscono anche le ingiustizie di mercato, perché c'è una speculazione in atto sul settore del vino e delle uve che sta mettendo in difficoltà le aziende dopo la calamità. Anche la politica nazionale in supporto dei viticoltori. Il comparto agricolo, in particolar modo nella provincia di Taranto, è in seria difficoltà per due motivi essenziali. Da una parte il caro carburante e dall'altra parte la speculazione sta costringendo gli agricoltori a non poter recuperare i costi di gestione di questo anno. Richiesta degli agricoltori non va assolutamente messa da parte, bisogna intervenire, farò promotore presso il governo per verificare le azioni necessarie. Quantomeno a ristorare gli agricoltori in quello che è il danno. Per quanto riguarda i prezzi, lì in genere è il mercato che fa i prezzi, ma anche su questo penso che il governo nazionale debba attuare, come dire, un'azione di sollecitazione. A 19 anni il ragazzo fermato a Foggia per aver coltellato un coetaneo al culmine di una lite. Incensurato negli attimi immediatamente successivi all'aggressione, il giovane aveva cercato di spiegare sui social la motivazione del gesto. È stato subito fermato dalla polizia il ragazzo che nella serata del 14 settembre in pieno centro a Foggia, in via Mele, nei pressi delle sedi di comune e prefettura, avrebbe accoltellato un 17enne probabilmente al termine di un litigio tra coetanei. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che dopo l'accoltellamento ha registrato un video in diretta su una piattaforma social spiegando la sua versione di quanto accaduto poco prima. Il ragazzo sostiene di essere stato accerchiato e aggredito da un gruppo quando ha deciso di reagire infliggendo alcune coltellate alla vittima,
che è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Il presunto responsabile è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato tra la folla di ragazzini che si erano riuniti nella zona di Piazza Martiri Triestini. Nel video l'aggressore ha ammesso di essere andato all'incontro armato. Io non volevo arrivare a questo, soprattutto io non sono stupido, non sono nato ieri, a volte faccio lo stupido ma non sono stupido, quindi se pensate che io ero cascato alla vostra imboscata vi sbagliate di grosso, sapevo tutto, e ovviamente ho fatto finta di niente per vedere che volevate dalla mia vita, quindi sono venuto armato. Peccato che io non avrei usato nessun'arma se voi non mi aveste costretto, perché mi avete letteralmente aggredito, perché io volevo solo parlare, io volevo solo chiacchierare con voi, però poi uno di voi geni mi ha tirato un pugno, e la cosa bella è che tutti quanti voi per farmi brutto mi avete attirato in un vicolo e poi la gente vi ha visto scappare da quel cazzo di vicolo a quattro come stavate, perché tutti quanti vi siete cagati in mano quando poi io ho reagito e voi avete avuto la peggio, quindi statevi zitti e per piacere lasciatemi in pace, lasciatemi stare. Agli investigatori il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e il movente. Il 17enne accoltellato si trova tuttora ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia e le sue condizioni restano gravi. Ieri è stata una mattinata di interrogatori dopo l'inchiesta Gallipoli. L'imprenditore Cesare Faiulo ed Emanuele Piccinno, ex assessore comunale al comune di Gallipoli, entrambi agli arresti domiciliari, potranno difendersi dalle accuse dinanzi al GIP. In mattinata infatti sono presentati davanti al giudice Marcello Rizzo per l'interrogatorio di garanzia insieme ad altri indagati. Nel corso delle indagini coordinate dal PM Alessandro Prontera e svolte dai finanzieri della compagnia di Gallipoli sarebbe emersa una presunta associazione a delinquere per il consolidamento del potere economico imprenditoriale nella città bella, con la compiacenza di tecnici e funzionari pubblici. A capo dell'associazione ci sarebbe proprio Cesario Faiulo, nella sua qualità di imprenditore con sede principale dei propri affari a Gallipoli. Egli avrebbe operato attraverso un arcipelago di società, sia pure tramite prestanome, tutte a sé riconducibili dal settore turistico all'intrattenimento, alle costruzioni edili. Anche grazie al supporto di persone a lui fedeli sarebbe stato in grado di condizionare l'azione amministrativa del comune di Gallipoli, almeno secondo quanto si leggerebbe nelle carte. Il Faiulo insomma disporrebbe a tal fine di plurimi pubblici ufficiali compiacenti e sarebbe stato proprio lui a intervenire direttamente sugli amministratori gallipolini per assicurarsi l'esercizio compiacente delle funzioni pubbliche. Il suo tentacolare potere si esprimerebbe dal comune di Gallipoli alla regione Puglia fino ad arrivare all'amministrazione della giustizia e della polizia giudiziaria. Di fatto egli avrebbe esercitato un annoso potere condizionante l'economia e la pubblica amministrazione locale e regionale. I complessi immobiliari realizzati sarebbero infatti l'espressione più tangibile della compiacente azione di dirigenti e funzionari in servizio, trascurare inoltre, secondo quanto si legge, un evidente potere economico e di controllo delle attività produttive e commerciali per il tramite di strutture turistico-ricettive di divertimento, in spregio dei vincoli di tutela paesaggistici e ambientali. Una mafia in continua crescita e con propaggini in Campania, in Calabria, e la fotografia scattata dal rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia relativo alla nostra regione. La mafia garganica si conferma quella più efferata. Colonnello, il rapporto semestrale del secondo semestre 2022 della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia, parla, fotografa la Puglia con una mafia in crescita. Qual è la situazione? Sì, anche sono confermati i trend degli scorsi semestri. Anche quest'anno si emerge una vocazione della mafia, anche in Puglia, con sempre maggiore vocazione imprenditoriale, nel senso che vengono in qualche modo messe da parte alcune forme di violenza più eclatanti e la mafia si concentra più su aspetti imprenditoriali, fatte salve alcune eccezioni, per esempio la provincia di Foggia. Qual è appunto la situazione nella provincia di Foggia? Che tipo di mafia c'è? La provincia di Foggia, non possiamo parlare di una mafia foggiana, possiamo, in realtà le componenti della mafia presenti sul territorio foggiano sono almeno quattro. Foggia città, la società foggiana operante a Foggia città nel quadrante nord, nell'area sanseverese, poi abbiamo la mafia garganica e la criminalità organizzata del basso tavoliere.
Invece, per quanto riguarda la BAT, è una mafia in crescita, è una mafia ancora di tipo agricolo? Non credo, perché ha dimostrato di poter avere interazioni anche con altre realtà criminali, anche di fuori regione. Non solo interagisce con le compagini criminali della Daune oppure del Nord Barese, ma verosimilmente anche con mafie di fuori regione, in particolare di provenienza campana e calabrese. La situazione a Bari invece qual è? È di nuovo calda? In tutta la Puglia, diciamo, non solo in Bari città, ci possono essere talvolta fibrillazioni interclaniche o intraclaniche addirittura, e questo dipende anche dal mutato assetto di taluni equilibri. Chiaramente sono le nuove leve che cercano di mettere un'ascesa all'interno del servizio criminale, oppure ci sono aree, tra virgolette, contese che devono essere in qualche modo occupate. Sono stati necessari 12 anni per completare il primo tratto di un chilometro della ferrovia che collegherà Costa Morena alla zona industriale di Brindisi e Tuturano, evitando il transito di treni merci nel centro della città. Sono partiti i lavori di collaudo del primo tratto della linea ferroviaria che collegherà il molo di Costa Morena con la zona industriale di Brindisi e lo snodo di Tuturano, bypassando così finalmente il centro abitato, tuttora attraversato da pericolosi vagoni che trasportano sostanze velenose tra le palazzine. Il primo tratto conduce da Costa Morena alla litoranea per Cerano nei pressi di Strada Pandi e la sua realizzazione è a carico del comune di Brindisi. I lavori furono aggiudicati addirittura nel 2011, ma per la costruzione di quel chilometro di strada ferrata, tra interruzioni e contenziosi con le ditte, ci sono voluti ben 12 anni. Nella giornata di giovedì la società Mercitalia Shunting & Terminal, che opera nel settore ferroviario, ha fornito i locomotori per effettuare le prove di carico dei due ponti in ferro e delle due campate in cemento con tre carri tramoggia caricati con pietrisco ferroviario. Il test ha dato esito positivo. Il secondo tratto dei binari, lungo circa 10 chilometri, sarà realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, che proprio giovedì ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori che dovrebbero concludersi nel 2026. Il progetto prevede il completamento e l'attrezzamento tecnologico della nuova stazione Brindisi Intermodale, che avrà 4 binari centralizzati a modulo, 750 metri per arrivo e partenza treni merci e il collegamento ferroviario della nuova stazione con la linea adriatica tramite una nuova ferrovia elettrificata a binario unico con allaccio del nuovo bivio Brindisi Sud. Intanto anche Costa Morena si adegua con lavori di ammodernamento e la creazione di 3 attraversamenti in gomma per mettere in collegamento diretto il piazzale e le banchine. Taranto va verso la riqualificazione della diga per la protezione del Mar Grande. C'è stato l'annuncio da parte dell'autorità portuale. L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio vuole riqualificare la principale diga foranea che protegge il Mar Grande di Taranto tra Capo San Vito e l'isola di San Pietro. Si tratta di una costruzione della prima parte del XX secolo che oggi necessita urgenti interventi per mantenere funzionalità e caratteristiche. È necessaria infatti per ridurre l'intensità di fenomeni meteo-marini avversi che riducono la sicurezza durante la navigazione e le fasi di ormeggio, mantenendo il porto un luogo sicuro dove far ancorare le navi. Che tempi di marcia ci sono? Questo è il primo step, perché grazie all'accesso a un finanziamento comunitario abbiamo avuto un cofinanziamento per la progettazione. Dalla progettazione avremo i risultati relativi alla tempistica e ai costi dell'intervento di riqualificazione, evidenziando che questo è un intervento necessario e importante non solo per il porto di Taranto ma per l'intera città di Taranto. Manutenzione che mancava forse da un po' di tempo. Da tanto tempo, per scongiurare i cambiamenti climatici che oggi sono sempre più frequenti, il porto ha necessità di una protezione. Sia al sicuro, diciamo. Esatto. Aumento della Tari per i cittadini di Barletta, ma per il sindaco Cosimo Cannito si tratta del solo 1.4% già previsto per legge. Lo sfogo del primo cittadino dopo le accuse di un incremento programmato dall'amministrazione comunale.
Aumento della TARI, ma solo nei termini previsti per legge, non per manovre finanziarie del comune di Barletta. E questo l'aspro commento di Cosimo Cannito dopo le numerose lamentele dei cittadini sui rincari registrati nelle ultime bollette. Semplici residenti, comitati di quartiere e rappresentanti dell'opposizione in consiglio comunale hanno sollevato la problematica. Il sindaco dalle sue spiegazioni. No, io sento voci dissonanti rispetto all'aumento della TARI. A casa mia io ho avuto soltanto 10 euro di aumento, che è quello che è dovuto e previsto per legge. Io non capisco chi si sta ribellando, sta facendo ammoina sulla TARI rispetto anche ad altre città che stanno pagando, dove stanno pagando di meno, mi dimostrassero che effettivamente noi abbiamo aumentato la TARI, ma con dati di fatto. Quando parliamo di bollette raddoppiate, a cosa si fa riferimento? Io vorrei quindi un cittadino di Barletta che si presentasse da me e mi dimostrasse che ha avuto un raddoppio della TARI. L'aumento rispetto allo scorso anno riguarderebbe il solo 1,4% dovuto al tasso di inflazione già annunciato dall'autorità di regolazione per energia, rete e ambiente. A tener banco potrebbero essere le variazioni delle fasce di detrazione che rischiano di incidere sulla TARI. Se è accaduto questo, si presentassero da me perché li accoglierò volentieri per capire dove sta l'errore, perché certamente qualcuno non ha pagato prima. Quindi è un errore, non è imputabile a qualche aumento? È possibile, ma noi politicamente non abbiamo aumentato la TARI, politicamente non abbiamo voluto l'aumento della TARI, abbiamo applicato quello che la legge ci obbliga ad applicare, l'1,4%, punto, punto. Spero che sia chiaro a tutti che questa polemica è assolutamente pretestuosa, punto. Ed è andato deserto il primo bando, anche il primo bando dell'amministrazione Marchionna per assegnare la gestione della piscina comunale di Sant'Elia a Brindisi. L'impianto al momento resta senza gestori e in stato di abbandono. Questa piscina non sa da fare, anche il bando di gara, il primo varato dalla giunta Marchionna, è andato deserto, proprio come era successo ai precedenti presentati dalla giunta Rossi. L'impianto comunale del quartiere Sant'Elia resta dunque senza gestori. La principale novità del nuovo bando rispetto ai precedenti è stato l'innalzamento da 17.000 euro circa a 55.000 euro della somma per il ripristino della struttura da scomputare dai canoni a carico del gestore. Come si ricorderà, la piscina fu gravemente danneggiata da un raid vandalico perpetrato a novembre scorso. Un'ulteriore incursione è venuta nell'ultima settimana del mese di agosto, quando ignoti malfattori hanno svuotato due estintori nelle vasche, rotto il vetro di una finestra, divelto una porta e tentato di rubare materiale vario come salvagente e tappetini. L'impianto è inutilizzato dal luglio 2020. I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle 13 del 14 settembre. Il PD di Brindisi non esprime alcun stupore. Da tempo avevamo pubblicamente manifestato, si legge in una nota dei democratici, la netta sensazione che sull'impianto si fossero concentrati interessi particolari ed oggi abbiamo avuto l'ulteriore riscontro che si tratta di una percezione comune, diffusa anche tra gli operatori del settore. Il PD esprime grande fiducia negli inquirenti e siamo certi, conclude la nota, che sapranno verificare se ed in che modo le azioni criminali che si perpetrano da tempo ai danni dell'impianto rappresentano un segnale finalizzato a dissuadere gli interessati. Una giornata all'insegna dello sport e della tutela dell'ambiente si svolge oggi alle Cesine e a partire dalle 9 rientra tra le iniziative del World Cleanup Day. Sarà una giornata all'insegna dello sport e della tutela dell'ambiente, quella promossa da Swim Run South, che si svolgerà sabato prossimo alle Cesine a partire dalle 9. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Decathlon e la riserva naturale WWF Le Cesine, vedrà i partecipanti impegnati nella raccolta dei rifiuti, aderendo così al World Cleanup Day. Le adesioni sono risultate numerosissime e continuano a crescere di ora in ora grazie al connubio tra sport e natura veicolato dal mondo social. Verranno infatti ripulite le spiagge adiacenti alle oasi Le Cesine nell'ambito di una giornata all'insegna del rispetto per l'ambiente. Il consiglio, spiega il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Swim Run South, Paolo Zongolo, è quello di portare con sé scarpe chiuse e guanti. Verranno infatti ripuliti dai rifiuti il tratto della spiaggia denominata San Giovanni e la spiaggia a sud della Casamatta, che si trova al termine della cosiddetta strada del pesce.
si effettuerà un clean up collettivo e contestualmente verrà praticato dello sport all'aria aperta con l'obiettivo di proteggere la natura. Tutte le informazioni per aderire all'iniziativa è possibile così reperirle presso i punti vendita Decathlon. Plastica, carta, vetro, alluminio e rifiuti di vario genere verranno rimossi per liberare una parte dell'area protetta del comune di Vernole e riconsegnarla così alla natura. Un'operazione lodevole, programmata al tramonto dell'estate, che rende onore all'associazione dilettantistica sportiva presieduta da Paolo Zongolo. Sfide future e attenzione ai cambiamenti climatici al centro della gestione delle misure per la pesca pugliese. Se ne è discusso in Fiera del Levante a Bari. Il futuro della pesca pugliese è nelle mani dei cittadini e molto dipenderà dalla loro capacità di saper sfruttare le risorse presenti e quanto si afferma nel focus organizzato da Legacoop Puglia dal titolo Misure di gestione della pesca e degli ambienti marini, tenutosi nel padiglione Agricoltura e Pesca in Fiera del Levante a Bari. Dal nostro punto di vista ci sono prospettive, la visione è positiva. Dobbiamo sfruttare meglio tutti gli strumenti che sono già partiti e che avremo a disposizione nei prossimi anni. Devo anche aggiungere che si sta facendo molto per trasferire, no, alle nuove generazioni questo mestiere, questa possibilità. Noi siamo molto contenti perché questo vuol dire che il bene comune mare riusciamo anche a gestirlo nel modo migliore possibile. Occorre una capacità di dialogo per raccogliere le istanze di quei territori, per capire le esigenze di quelle attività, e occorre una capacità inedita di coordinamento, perché sappiamo che la pesca non è l'unica attività che insiste sul mare e che interagisce con tantissimi fattori. Non si possono naturalmente ignorare gli effetti dei cambiamenti climatici, affrontarli in maniera decisa e adeguarsi ai tempi è fondamentale. L'estate 2023 del resto è stata quella del granchio blu, che per la Puglia è una novità assoluta. Devo dire che in questa fiera si è parlato molto di questo tema. La cosa che ci è dispiaciuto è che forse sono stati seguiti poco i lavori sui cambiamenti climatici, perché probabilmente ancora nelle persone non c'è il tema. Non è tanto il problema del granchio blu. Il granchio blu, come sapete, in Puglia è poco, o i mari pugliesi sono poco attaccabili in questo momento. Sappiamo che il granchio blu è più presente dove ci sono le lagune, no? Tant'è che il problema maggiore ce l'hanno alcuni crostacei, ma insomma anche quello è un tema. Ci fermiamo per qualche istante, l'informazione torna tra poco. Nuovamente in diretta, ben ritrovati. Imprese, turismo e infrastrutture sono questi i comparti che più hanno beneficiato dei fondi messi a disposizione dal programma Next Generation dell'Unione Europea, ma tanto c'è ancora da fare. Il punto in un convegno in Fiera del Levante. La Puglia in questi anni ha saputo sfruttare al meglio i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, ma tanto c'è ancora da fare, soprattutto alla luce dei fondi che confluiranno nel piano di ripresa e resilienza e che arrivano dal programma di Next Generation EU. L'ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea e con la Regione Puglia, è arrivato in Fiera del Levante per un incontro dedicato ai fondi UE a disposizione per il rilancio della nostra regione. Imprese e turismo, ma anche infrastrutture, questi campi che hanno maggiormente beneficiato dei contributi di Bruxelles, ma sui quali si dovrebbe ancora investire. La Puglia è un attore della politica europea e negli ultimi anni ha dimostrato di farlo molto bene. Il livello di efficienza della spesa dei fondi finora è stato eccellente. Adesso si tratta di valorizzare ancora di più le sinergie che ci sono con i fondi del PNRR, con le nuove linee di credito aperte dalla BEI, 200 miliardi durante la pandemia, e anche col ruolo della Cassa Depositi e Prestiti. I punti di forza della Puglia sono tanti: sicurezza energetica, energie rinnovabili, una base industriale che può crescere ancora con la transizione digitale, sicuramente le industrie culturali e creative, un'agricoltura di altissima qualità, turismo. Vanno potenziate le infrastrutture, va potenziata l'innovazione, va potenziato l'accesso al credito, però gli strumenti ci sono e la Puglia ha dimostrato di saperli utilizzare bene. Il cibo pugliese resiste all'inflazione, calo inferiore rispetto alla media nazionale, i cittadini premiano i prodotti locali. È quanto emerge dal Food Summit tenutosi a Bari. L'inflazione colpisce le tasche degli italiani.
Calano i consumi, ma in Puglia ai prodotti tipici proprio non si rinuncia e le quantità acquistate diminuiscono meno che altrove. E quanto emerge da una ricerca condotta da NIC e presentata al Food Summit Puglia tenutosi al Teatro Petruzzelli di Bari. Trend positivi in particolare per olio d'oliva, mozzarella, pasta, pane e conserve di pomodoro. Si oscilla dal più 7 al più 31% rispetto al dato nazionale. Siamo in una situazione generalizzata di contrazione dei volumi di spesa in presenza di un'elevata inflazione, quindi una riduzione del potere d'acquisto. Però è anche vero che il consumatore razionalizza il proprio carrello della spesa, spreca meno e non rinuncia alla qualità. Questo è particolarmente evidente qui in Puglia, dove i prodotti della tradizione, quindi l'olio extravergine d'oliva, la pasta, la mozzarella, sono ai primi posti nelle preferenze dei consumatori pugliesi. Quale allora il segreto? Abbiamo fatto capire al cliente finale qual è la nostra differenza dei nostri prodotti eccellenti. Territorio, benessere animali, investimenti, qualità soprattutto. Poi noi ci mettiamo del serenesto, siamo grandi ma lavoriamo ancora come gli artigiani. Quindi tutto questo ci ha comportato anche in questa fase di crisi, in questo anno, di tenere botta i consumi. Preoccupa anche la recente questione del grano. Noi in Italia non siamo autosufficienti, dobbiamo importare circa 30 milioni di quintali all'anno, quindi è gioco forza che bisogna importarlo. Il problema è che ogni giorno succede qualcosa. Una volta viene chiuso il corridoio ucraino e il mercato del grano tenero aumenta, una volta il giorno dopo viene riaperto e il mercato crolla. Però andiamo avanti, bisogna essere bravi e sperare che finisca questa guerra. Si è conclusa ieri all'aeroporto Marcello Orlotta di Grottaglie la seconda edizione della scuola internazionale di volo suborbitale del Politecnico di Bari. Persino l'insegna si è stancata di aspettare ed è andata via, come l'ipotesi tanto agognata quanto remota, dei voli civili per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. E così si punta a farne uno spazioporto. Se ne parla da anni, ma per quanto affascinante, l'ipotesi appare comunque remota anche questa. La regione punta affinché diventi il primo spazioporto europeo-italiano, insiste il governatore emiliano. E così il Politecnico di Bari conclude in queste ore la seconda edizione degli incontri della scuola internazionale di volo suborbitale. Però ora ci si confronta soltanto, c'erano rappresentanti accademici, politici, aziendali e di organizzazioni del settore nazionale e internazionale, uniti a molti dei circa 50 iscritti della seconda edizione della scuola, dottorandi, studenti magistrali, addetti del settore aerospaziale, non soltanto. Ampia la gamma delle attività di ricerca e sviluppo, dalle infrastrutture per la produzione di satelliti alle attività di lancio, dalle stazioni terrestri all'esplorazione, dall'introduzione di servizi che includono le comunicazioni via satellite all'osservazione della Terra, fino alla navigazione, il turismo spaziale e lo sviluppo di sistemi di trasporto suborbitale per oltre 100 km di quota. Abbiamo avviato un'offerta formativa dedicata perché servono talenti che abbiano competenze mirate a questo e adesso stiamo lavorando per portare sia laboratori di ricerca sia l'offerta formativa. Bisogna mettere insieme tutti i vari attori, soprattutto attrarre investimenti privati e questi arriveranno grazie alla presenza dell'università. A vocazione unica che viene integrata, diciamo, con le collaborazioni a livello nazionale con l'ENAC, con l'ENAV, con l'aeronautica militare. Che non è un obiettivo di breve periodo certamente e che ci mette nelle condizioni di rimettere in moto una macchina che dopo il Covid aveva avuto qualche rallentamento. È stato sottoscritto a Potenza, nella sala del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, il protocollo d'intesa tra l'ANCI Basilicata e l'ente Proloco Basilicata PS per la promozione sinergica del patrimonio culturale materiale e immateriale lucano. Collaborare per incrementare l'offerta turistica culturale attraverso progetti di iniziative comuni, programmare percorsi tematici finalizzati alla conoscenza e promozione dei territori, supportare l'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi. Questi in sintesi gli obiettivi del protocollo d'intesa sottoscritto a Potenza tra l'ANCI Lucana e l'ente Proloco Basilicata APS. Credo che sia come minimo un atto dovuto, oltre che davvero un piacere, perché le Proloco, ora che sia l'ente Proloco Basilicata che sia l'UMPLI, sono le fondamenta di quasi tutti i comuni della Basilicata. E siccome appunto ANCI Basilicata rappresenta tutti e 131 i comuni della Basilicata,
con un'associazione, diciamo, che è presente su tutto il territorio, si vuole rafforzare questo legame che c'è tra comuni ed associazione. Quindi la finalità è proprio quella che ha detto lei, migliorare e rafforzare l'offerta turistica attraverso un'offerta culturale, la riproposizione di tradizioni, ma anche di innovazioni. Un'importante azione tesa appunto a rafforzare un principio fondamentale, che è quello della proficua collaborazione tra comuni e proloco, proprio per migliorare quella che è l'attività che da tanti anni volontari delle proloco, amministratori comunali svolgono sul territorio. Un'attività di promozione, animazione, informazione, accoglienza turistica che merita un rafforzamento appunto anche grazie a queste sinergie che sono importantissime per accrescere anche quello che è il valore dell'attività che i volontari e le amministrazioni comunali mettono in campo. Alcune presunte difformità nell'ex liceo musicale Tito Schipa, così 10 classi del liceo classico Giuseppe Palmieri di Lecce si trasferiranno nell'ex convitto del capoluogo salentino. L'anno scolastico 2023-2024 è appena iniziato, ma porta già in dote problemi di carattere strutturale per le scuole della provincia di Lecce. In particolare, infatti, alcune presunte difformità nell'ex liceo musicale Tito Schipa hanno imposto a 10 classi del liceo classico Giuseppe Palmieri di Lecce a trasferirsi nell'ex convitto. La criticità era emersa nei giorni scorsi. A pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico, infatti, l'istituto guidato dalla dirigente Loredana Di Quonso ha ricevuto dalla provincia di Lecce l'interdizione all'utilizzo delle aule nell'ex liceo musicale adiacente a Viale dell'Università, concedendo in cambio gli spazi dell'ex convitto Palmieri. Ed è proprio nell'ex convento francescano, che ancora oggi custodisce bellezza e storia, che circa 240 studenti seguiranno le lezioni, in attesa che i lavori di adeguamento saranno completati. Soddisfatta quindi dell'esito della vicenda, la dirigente del liceo, che sottolinea come, ancora una volta, l'amministrazione provinciale abbia dimostrato anche nell'emergenza la sensibilità da sempre riservata al mondo scuola. Il responsabile del settore, l'ingegnere Dario Corsini, ha infatti dato immediata attenzione alle necessità dell'istituzione e con lui il direttore generale Andrea Romano, in nome e per conto del presidente Stefano Minerva. Il Consiglio d'Istituto ha stabilito, sulla base del numero di alunni, la capienza degli ambienti e l'anno in corso della classe, quali gruppi alunni svolgeranno le lezioni presso quella sede. Un referente di plesso, ha spiegato ancora la dirigente Loredana Di Quonso, sarà sempre presente al fine di garantire il raccordo con la sede centrale e la soddisfazione di ogni eventuale necessità di alunni e genitori. Protesta a Brindisi presso Poste Italiane da parte di alcune lavoratrici della ditta di pulizia esterna. È un algoritmo, il sistema scelto da Poste Italiane per la gestione delle ore lavorative per le ditte di pulizie esterne. Il sindacato Cobas ha organizzato una manifestazione a Brindisi con le lavoratrici di Europromos, ditta che gestisce in Puglia l'appalto delle pulizie per conto di Poste Italiane. La protesta è contro l'ennesimo taglio delle pochissime ore di lavoro chiesto da Poste Italiane alle aziende a livello nazionale. Una richiesta di confronto con alcune situazioni che vedono anche il taglio di pochissimi minuti nel monte ore complessivo. Non riusciamo a capire come esca da questo algoritmo un numero in negativo di taglio ad un orario fatto di un'ora e mezza, a volte di ritorno nel pomeriggio di un quarto d'ora. Cioè veramente è inaccettabile da parte da Poste Italiane nazionali una decisione del genere. Quindi noi lanceremo una campagna contro Poste Italiane inviando le PEC al loro indirizzo a Roma affinché receda da questa gravissima decisione, che sono basate su stipendi di 200-300 euro. Ci sono uffici con 30 minuti al giorno, hanno tolto il sabato e il mercoledì dove non si effettueranno le pulizie e ci sarà in pratica una sporcizia regressa che noi non andremo mai a recuperare. Questo taglio poi netto delle ore, già nelle ore misere che abbiamo come appalti, è una cosa veramente vergognosa e molto inaccettabile. Io sono molto indignata. A Taranto torna per la seconda volta la SailGP.
La SailGP torna a Taranto per la seconda volta. Il campionato del mondo di vela sui catamarani F50 tornerà nella città dei due mari per lo svolgimento della tappa italiana del mondiale il 23 e il 24 settembre nello specchio d'acqua davanti al Mar Grande di Taranto per il quarto dei 12 eventi previsti nella stagione 4 di SailGP. Un appuntamento importante che va nella direzione del nostro piano strategico di transizione giusta. Come sapete, noi abbiamo bisogno di diversificare le attività produttive di questo territorio, abbiamo bisogno di riposizionare anche la reputazione del nostro sistema di imprese. Nelle regate tarantine, al cospetto del Castello Aragonese, sarà possibile vedere in azione velisti di fama mondiale, tra cui 22 medagliati olimpici, che in totale vantano 40 successi ai giochi. Questo a tutti gli effetti sarà un evento di destinazione che avrà una ricaduta non solo immediata, riscriverà una narrazione diversa di una città che anche intorno a queste iniziative può raccontare un modello di sviluppo assolutamente diverso e compatibile con l'ambiente. Il Rock Wool Italy SailGP è una manifestazione che porta in riva allo Ionio degli autentici fuoriclasse, in grado di entusiasmare il pubblico. Nomi così prestigiosi danno lustro a Taranto, che risponde alla grande in termini di partecipazione e passione. Tutto quanto sta già inizia a prendere forma in modo ufficiale, quindi siamo molto contenti di come stanno andando le cose e del supporto che la città ci sta dando. Si chiama Pigiama Run, è la corsa promossa da l'ILT e Comune di Bari per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie. L'appuntamento a venerdì 15 settembre, ieri. Corsa e camminata in pigiama per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Presentata la Pigiama Run a Palazzo di Città. Bari sarà protagonista venerdì 15 settembre con una serie di iniziative che potranno contare sul patrocinio di Lilt, Brigata Pinerolo e Città Metropolitana di Bari. Ricco il programma di appuntamenti per adulti e bambini, oltre la corsa c'è di più. Una corsa camminata di 5 km all'interno del Parco 2 Giugno, venerdì 15 settembre. Il village si aprirà alle ore 17. Il programma è stato volutamente quest'anno arricchito con molti eventi, intrattenimento per i più piccoli, perché nell'ambito delle nostre mission, che sono quella terziaria e quindi il sostegno ai malati oncologici, e quella primaria, promozione dello sport e dei corretti stili di vita, il messaggio di questa Pigiama Run è: si può gioire donando. Mettere a nudo, diciamo, la propria quasi intimità, cioè la maniera con la quale uno dorme, dall'altro è un gesto davvero nobilissimo, importante, la vicinanza, la solidarietà, vivere le stesse condizioni che vivono tanti ragazzi che è un meno fortunati che vivono le corsie degli ospedali. E quindi venite tutti al Pigiama Run, venite col vostro pigiama, nessuno lo giudicherà, anche se magari un premio al pigiama più fantasioso sarà carino dare. Ci spostiamo nell'ospedale di Martina Franca, dove il direttore generale Gregorio Colacicco ha parlato di medici. La nuova rianimazione all'ospedale di Martina Franca è conclusa. Siamo alla fase dei collaudi e manca solo l'allestimento di alcune attrezzature medicali. Quello che serve ora è il personale medico e infermieristico per garantire le attività. I posti letto sono passati da 4 a 8 e consentiranno al presidio ospedaliero Valle d'Itria di erogare prestazioni assistenziali anche in situazioni altamente critiche e complesse, evitando così il trasferimento dei pazienti in altre strutture. Un reparto di rianimazione che Martina e tutto il territorio circondario attendono da tempo è pronta a diventare un punto di riferimento per l'intero bacino della Valle d'Itria, essendo l'ospedale martinese geograficamente strategico in quanto posto a cavallo dei territori provinciali di Taranto, Bari e Brindisi. Al direttore generale della ASL di Taranto, Gregorio Colacicco, abbiamo chiesto un aggiornamento sulla situazione. Manca solo qualche arredo e per il resto è già pronta, però avremo la necessità anche del personale che deve poi dare un assetto in linea con i regolamenti, ovvero gli standard organizzativi. Per cui un po' col decreto Calabria, quindi dal terzo anno, un po' con qualche convenzione
da fare. Contiamo l'anno prossimo o comunque il momento in cui avremo disponibilità di dirigenti medici che garantiscono standard ottimale di attivare la rianimazione. L'ospedale di Martini è anche un punto di riferimento non solo per l'ASL di Taranto, per questo comprensorio, ma anche per paesi e cittadini dell'ASL di Bari e dell'ASL di Brindisi. 40 anni e non dimostrarli, il Gran Teatrino di Pulcinella, storica istituzione teatrale barese dedicata a grandi e a piccini, festeggia i 4 decenni con una serie di appuntamenti per tutto questo fine settimana. Una storia di amicizia e amore per il teatro che viene da lontano e che da 40 anni resiste ai cambiamenti di epoche, costumi e alle logiche miopi del mercato dell'intrattenimento. 4 decenni per l'associazione culturale Gran Teatrino, che continua a regalare un sogno a piccoli e grandi e che per festeggiare i suoi 40 anni di attività ha organizzato un fine settimana di appuntamenti aprendo il suo teatro museo, la Casa di Pulcinella, nei locali dell'Arena della Vittoria di Bari, per raccontare questo viaggio lungo 40 anni. I spettacoli sono tutti interessanti. Noi facciamo un omaggio a Nicoletta Costa sabato alle ore 18, La strega Teodora e Draghetto. Nicoletta Costa è l'artista che ci ha più seguito dopo la morte di Emanuele Luzzati. E poi c'è domenica prossima, domenica 17 alle 18, Sergio Bini in arte Bustrick, uno straordinario mimo clown che fa uno spettacolo di grande godibilità per piccoli e per grandi. Chiamiamo amici antichi e nuovi a raccolta intorno al nostro teatro per il nostro pubblico, che è un pubblico che è sempre nuovo, è il pubblico più bello ma anche più difficile che ci sia, perché è il pubblico dei bambini. I bambini piccoli sono estremamente esigenti, come è giusto che sia, e quindi dobbiamo lavorare sempre al meglio, al massimo. Un'ultima ora appena giunta da Taranto. Ci sarebbe stato un incidente, coinvolte due auto, ma naturalmente gli aggiornamenti tra poco nel corso poi del rientro della nostra informazione, perché è il momento ora di spostarci a parlare di sport. Siamo sulla edizione dello sport, sul quotidiano sportivo della Gazzetta del Mezzogiorno. Brio si scalda, Lecce forte, acquisti top, si salvezza alla portata. Dedicata al Bari il centro pagina, il Bari alza la testa a Pisa, serve cuore. Volley, Italia e Polonia, la gran finale, europeo in palio. Questa sera a Roma, dunque, l'ultimo atto dell'europeo maschile di pallavolo. Alle 21:15 l'Italia sfiderà la Polonia. In palio il titolo continentale, una super sfida a cui assisterà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un grande classico del volley europeo. Il team del pugliese De Giorgi cerca l'ultima impresa per confermarsi al vertice. Formula 1 GP di Singapore, nelle libere dominio Ferrari, sorpresa nelle prove libere dunque del Gran Premio di Singapore di Formula 1, davanti a tutti le due Ferrari. Carlos Sainz il più veloce, a seguire il suo compagno di scuderia Leclerc, un buon viatico dunque in vista delle qualifiche di oggi e del GP di domani. La casa di Maranello prova a fermare il monologo di Verstappen e del Red Bull. Ed andiamo ancora su altre prime pagine dedicate allo sport, siamo sul Corriere dello Sport. Tre super sfide in A e la finale in Eurovolley, questo viene definito dunque strasabato. Pogba, Bonucci, Chiesa, Vlahovic parla da leader, Allegri, Vale, Pep, Max e Guardiola, stili differenti, stesso obiettivo, vincere, a Pirlo devo molto. Fede si ispiri anche a Foden, oggi alle 15 la Juve chiede i 3 punti a Sarri. Insomma, Danilo risponde su tutto, non evita un solo tema, un solo argomento, si esprime su tattica, allenatori, compagni,
psicologia, che è la sua passione, razzismo, Bonucci, Pogba, Ancelotti, Ronaldo, lo fa in un ottimo italiano, possiede un vocabolario ricco di molte letture, ha i caratteri del leader naturale, peraltro immediatamente individuati. Alle 18, dunque, Inter-Milan è sold out. Inzaghi dice: Frattesi, bello poter scegliere. Pioli, i 4K di un anno fa non contano. E invece alle 20:45 Genoa-Napoli, mossa Garcia, nuovo tridente. Politano fuori, c'è Elmas con Osimhen e Kvara. Fascia sinistra, Mario Rui preferito a Oliveira. Lukaku in coppia con Dybala domani all'Olimpico contro l'Empoli. Big Iova, la Roma cambia formula. Per quanto riguarda pallavolo, finale con la Polonia, dunque alle 21:15 vai Italia, prenditi l'Europa. C'è poi la Ferrari, aria di pole a Singapore, Red Bull per una volta in crisi. Ed è ancora una volta la volta dello sport, siamo sul Corriere dello Sport dedicato alla Puglia. A Pisa alle 14 caccia all'ennesimo blitz esterno di Cesare, l'unica novità, il vecchio Bari da trasferta, Mignani, dimostriamo la nostra forza. C'è poi il momento visto dagli occhi del presidente, dunque l'intervista a Sticchi Damiani, che orgoglio il progetto Lecce. Sticchi Damiani, come dicevamo, dice: una partenza storica in A, l'obiettivo per il futuro è crescere ancora. Domani ad Avellino il Foggia si affida a Tucara, scontato il turno di squalifica, tornerà a guidare l'attacco rossonero. Al Partenio sogna il graffio dell'ex. Il colpo poi a costo zero, Brindisi scatenato, Galano, titola così, diciamo, questa parte bassa dedicata al Brindisi, sembrava una pista tramontata e invece è arrivato l'accordo nelle scorse ore, fantasia e qualità per Danucci. Dopo la lettura dunque di queste prime pagine dedicate allo sport, noi ci fermiamo momentaneamente perché continuiamo in realtà a parlare di sport, lo facciamo con la nostra redazione giornalistica, ci ritroviamo a seguire, quindi tra poco, grazie. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.